Ciao a tutti, siamo in diretta e stiamo aspettando Niccolò di 3B Hive Tech. Oggi parleremo di sostenibilità, sostenibilità in famiglia e sostenibilità dappertutto. Con 3B Hive Tech è una startup italiana che si occupa di api, ha scritto con noi, hanno scritto l'articolo nell'ultimo magazine. Che parla appunto di biodiversità e di api. E con loro oggi parleremo sia di api e biodiversità, che di un'altra iniziativa che stanno facendo, che è Impactability. Impactability è una call for proposal per finanziare dei progetti di sostenibilità che abbiano un vero impatto. Eccolo qui, stiamo arrivando. Sta arrivando 3B. Mi sto connettendo e dovrebbero arrivare a momenti. Eccoci, Nicolò. Eccoci, ciao Emilia, sì, allora Ciao. accendo la luce così vediamo se si vede un po' meglio. Una, due e via. Ciao Benissimo. Vai. a tutti, ciao Emilia. Ciao a tutti. Ciao Nicolò, grazie mille di essere qui e anche di aver scritto l'articolo del nostro magazine. Ne stavo parlando adesso e stavo dicendo che oggi parleremo anche del vostro progetto di Impactability e come collaboriamo e cosa faremo insieme. Insomma, tutto Molto bene? volentieri. Sì, tutto bene, grazie mille. Benissimo, bene. Senti, ti chiederei, magari, visto che siamo sul nostro canale, per il nostro pubblico che non ti conosce, se vuoi parlare un po' di 3B, chi siete, cosa fate. Sì, molto volentieri. E vabbè, l'articolo in realtà l'ha scritto Elena di 3B. Io non sono così bravo a scrivere, gli diamo il merito. E noi cosa facciamo in 3B? Noi siamo una startup innovativa nata 3 anni fa circa, e il nostro obiettivo è quello di proteggere e salvaguardare in generale la biodiversità, con un focus particolare. Infatti, se vedete nel libro lì a sinistra, le api. Abbiamo iniziato con la salvaguardia e il monitoraggio degli alveari, dell'ape mellifera, ma anche delle api selvatiche. Nel dettaglio, sviluppiamo una tecnologia elettronica che si installa all'interno degli alveari degli nostri apicoltori, ma anche degli alveari selvatici, analizza i dati vitali di questi alveari, quindi la temperatura, i suoni, quindi come la regina comunica con le sue api, e grazie a tutti questi dati riusciamo a dare un'informazione molto importante all'apicoltore per migliorare la vita di questi insetti. Perché le api sono importantissime, questo lo abbiamo scritto nel vostro magazine. Sono importanti perché contribuiscono all'80% della biodiversità. Sì, Quindi questo è quello che noi incredibile. mangiamo dipende dall'impollinazione delle api. Sì. Quindi Quindi se questo ti insetto. interrompo un attimo, proprio per capirsi, l'80% di biodiversità vuol dire che l'80%, l'ho visto dal vostro articolo, di tutto il cibo che mettiamo in tavola quotidianamente non ci sarebbe se non ci fosse il lavoro di impollinazione delle api. Quindi una percentuale altissima, cioè siamo veramente dipendenti dalle api, giustamente. Corretto, io faccio sempre qualche esempio dalla frutta, come può essere mele, pere, ciliegie, tutto il caffè, ma anche la verdura, quindi dai semi che vengono prodotti per le colture, ma banalmente le cipolle, sedano, gnocchi, tutto impollinato dalle api. Quindi togliamo le api da questa equazione, non ci rimane nulla, nemmeno poi ciò che vive di questo, quindi anche la filiera della carne, la filiera di tutto quello che poi dipende dall'impollinazione va a mancare. Ed è per questo che abbiamo iniziato e abbiamo questa passione proprio per la difesa delle api e della biodiversità. Benissimo, e diciamo è così che ci siamo incontrati, no, Nicolò? Perché praticamente ora per spiegare anche per chi ci ha raggiunto adesso e magari conosce voi, ma magari non conosce noi. Noi siamo un e-commerce, Family Nation, dei prodotti principalmente per i bambini, ma per tutta la famiglia. E abbiamo un focus importante sulla sostenibilità e pubblichiamo anche diciamo, un magazine dove parliamo appunto di temi anche di
sostenibilità, e per questo magazine di primavera volevamo parlare di api, biodiversità. E così la nostra collega Letizia, che segue questo aspetto soprattutto, ci ha detto: ma perché non sentiamo, perché non parliamo con Tribi che fanno questo lavoro? Allora, vi abbiamo contattato e abbiamo scoperto, tra l'altro, che ci conoscevamo già, giusto, no, Niccolò? Perché poi tu ci conoscevi te, cioè noi ti abbiamo scritto e detto: ah, ma io vi conosco, che è stata una cosa Esatto, molto ma carina. infatti questa cosa è stata un po' una sorpresa, ma una bella sorpresa per noi, perché per Natale ho un nipotino e dovevo scegliere i giochi di Natale. E in realtà ho iniziato, andiamo su Amazon, Ah, aiuto, e casca tutto. quando nomino Amazon vedo che crolla tutto. Sì, Ho esatto, no, bravo, è una roba tremenda, non si può nominare, se no crolla tutto. iniziato a cercare lì, ma non avevo trovato quello che cercavo. Sì. Così, guardando un po' online, cercando proprio le parole giochi e anche sostenibili, quindi che avessero un impatto negativo o basso impatto poi sull'ambiente, eravate tra i primi risultati. Non vi conoscevo, ho guardato il sito e lì ho trovato giochi, in questo caso stavo cercando giochi per bambini, molto interessanti, e ho poi fatto subito, ne ho comprati 5-6, se non ricordo male, giusto per non farmi mancare nulla. Ho avuto una bellissima esperienza perché ci sono magari altri siti che poi portano avanti il concetto di sostenibilità. Quello che ho trovato in Family Nation è sostenibilità e anche giochi veramente belli, nel senso che spesso quando cercavo giochi sostenibili venivano fuori delle cose che magari ai bambini non piacevano. Invece con voi mi sono trovato molto bene, Leonardo, posso dire il nome, tanto non c'è, e che è mio nipote, li ha trovati su. Si è divertendo molto. Bene, no, siamo molto contenti perché per noi, come dicevo, questo aspetto della sostenibilità, ma anche della qualità e poi dell'esperienza vera, è molto importante, magari poi ci ritorniamo. Ma al di là del lavoro che fate poi con gli apicoltori, ci è sembrato molto interessante quando li abbiamo conosciuto anche il fatto che, oltre a occuparvi del vostro, come dire, state cercando di avere un impatto, no? Ulteriore sulla sostenibilità attraverso questa iniziativa Impactability che stavo menzionando all'inizio prima che tu entrassi, ma che, visto che ci sei, appunto, parlane un po' te, mi sembra molto interessante. Allora sì, così capiamo anche perché poi abbiamo chiesto a. Io vi chiamo Family Nation, ma vedo che è My Family Nation, Sì, è corretto? soltanto la handle su Instagram, È ma è qui, Family ok. Nation, Family Per non Nation. sbagliare, perché abbiamo sempre No, no, questi Family problemi qui. Nation, sì. Ok. Sì, corretto. Allora, noi abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Call for Impactability, che è un nome un po' strano, Impactability, che vuol dire sostenibilità di impatto. Noi siamo giovani, quindi abbiamo 3 anni, siamo anche giovani come team, siamo tutti under 30, o meglio, gli altri sono under 30, e il nostro obiettivo è quello di ridare un pochino quello che riceviamo poi dai nostri clienti. Anche da Siamo. noi gli altri sono under 30. Bene. Ridare un pochino alla nostra comunità, che sia poi un ridare ambientale, un ridare sociale. Quello che prendiamo dai nostri clienti. Siamo un'azienda profit, questo però non ci spaventa nel fare azioni concrete come se fossimo anche un'ONG. Quindi abbiamo mischiato un po' questo concetto di impactability, sostanzialmente. E nel concreto, cosa vuol dire? Per noi sono piccole idee o piccole azioni che però hanno una fortissima leva a livello di sia ambientale, quindi migliorare l'ambiente o migliorare il sociale. Ed è poi per questo che abbiamo detto, per questa call, che è appunto una call di sostenibilità, vogliamo dare un premio. Chi ci manda le idee migliori, con piccole idee ma potentissime, gli diamo un certo premio in denaro, che sono dai 5.000 euro, il massimo del premio, fino a 1.500 euro. Con questi soldi ovviamente vogliamo finanziare le idee, senza che per forza diventino un'azienda, una startup. Vogliamo semplicemente che faccia un impatto che poi si propaghi o nel tempo o nella comunità. Cercando il nostro partner, abbiamo deciso di scegliere appunto Family Nation. E E ne siamo molto contenti. qui infatti farei una domanda a te, ed è Sì. più: quali sono gli obiettivi? Qual è secondo voi la vostra impactability? Perché secondo voi vi abbiamo scelto?
Ah, ecco questo. No, rispondo volentieri. Magari su, dopo Niccolò dici anche per chi fosse interessato, secondo me, anche proprio a partecipare a questa call, gli diamo anche un po' di, gli dai anche un po' di indicazioni su come partecipare, che tipo di progetti volete finanziare. Riguardo a Family Nation, Family Nation è un e-commerce, è nato ormai da qualche anno, anche noi eravamo una startup, adesso siamo una PMI innovativa, eravamo una startup innovativa, e è nata proprio con l'idea di portare i migliori, diciamo, prodotti per bambini e per le famiglie da tutto il mondo sotto un unico tetto online. E questi prodotti, però, la cifra è che sono scelti per qualità, design e sostenibilità. Sostenibilità per noi è sempre stata una dimensione molto importante, sia sostenibilità e rispetto anche dei diritti poi delle persone, cioè di chi lavora in tutta la filiera. Una cifra molto importante. Questo poi cosa succede? Si declina nel concreto in una scelta di prodotto che deve essere, ti do 3 esempi, di alta qualità, cioè durevole. Quindi è molto importante per noi che il prodotto non venga preso e poi buttato, deve essere un prodotto che può durare nel tempo, che può essere passato, regalato, eccetera. Sostenibile, e quindi, per esempio, un altro esempio, nello specifico nell'abbigliamento, tutto l'abbigliamento che trattiamo è in materia bio, con delle forti certificazioni come il GOTS, oppure derivato da materiali circolari come costumi che utilizzano poi il nylon recuperato dalle reti, eccetera, eccetera, e con un certo tipo di design. Anche lì un design volto a, per esempio, parlavi di giochi, i giochi di tipo destrutturato, che alcuni chiamano montessoriani, eccetera, che aiutano a favorire l'indipendenza poi del bambino. Quindi sicuramente la prima fetta di impatto che facciamo, o diciamo di impatto, è proprio sulla scelta del prodotto. Poi sappiamo tutti quali sono vari problemi che hanno e-commerce a livello di sostenibilità, e noi stiamo lavorando proprio su tutti questi punti. Chiaramente non siamo perfetti, però, per esempio, nel corso degli anni abbiamo sostituito tutti i riempitivi dei pacchi con materiali plastic free. Quindi abbiamo sostituito le bolle di plastica con carta, e addirittura Certo. lo scotch per chiudere i pacchi è Fantastico. di carta e può essere riciclato insieme alla carta. Per farti un esempio, altri scotch, non è facile trovare una cosa che regga, e altri scotch che te vedi da altri grandi e-commerce, tra cui quello innominabile, se no mi casca tutto, spesso hanno quei filini di nylon dentro e sembrano di carta, ma hanno dei filini a X, a croce, eccetera. Questo è nylon, questo fa sì che se te lo butti nella carta hai già rovinato il riciclo della carta. Quindi anche lì, queste sono, diciamo, cose che stiamo facendo, azioni che stiamo mettendo in pratica per temperare un po', diciamo, l'impatto che abbiamo, essere più proprio sostenibili nella parte, diciamo, anche più proprio del lavoro di tutti i giorni. Quindi questo diciamo che è l'impatto interno vostro, quindi come voi cercate di ridurre sicuramente la parte di plastica, educare, ma avete progetti per sensibilizzare le famiglie, cioè fate qualcosa anche verso Esatto, l'esterno? esatto. Ed è proprio quello che poi abbiamo visto, è che, diciamo, come per noi al momento, quando per esempio abbiamo fondato Family Nation, l'abbiamo fondata io e il mio partner, socio, che è anche mio marito, e dopo noi abbiamo lavorato per una decina d'anni con le Nazioni Unite prima di fondare Family Nation in Asia. Al momento io lavoravo nel settore dei diritti umani, mi occupavo meno di sostenibilità, però al momento in cui fai dei figli, ti poni molto il problema che il prodotto che poi vai a comprare o che metti nella mano dei figli sia un prodotto sicuro, sano e anche sostenibile, perché vuoi lasciare, se mi permetti, un mondo migliore a quelli che vengono dopo di te. Sei molto più sensibile a questo argomento. Quindi noi, sentendo questa sensibilità, cioè avendola noi e poi sentendola anche negli altri neogenitori con cui ci interfacciamo, lavoriamo per
come dire, per dare ai miei genitori non soltanto del prodotto, ma anche tutta una serie di informazioni che riguardano la sostenibilità, l'ambiente, come sono prodotti i prodotti che vendiamo, e l'abbiamo riunita in questo prodotto che è il nostro magazine. Quindi quello che vedete alle mie spalle è un doppio prodotto, cioè è un magazine dove da una parte ci sono tutta una serie di articoli come il vostro, quello che parla proprio di api e sostenibilità, di biodiversità, eccetera, e ogni magazine abbiamo un argomento diverso, su questo parliamo molto di biodiversità, quindi parliamo alle famiglie con questo. Dall'altra parte abbiamo inserito proprio una sezione Kids che parla degli stessi argomenti, ma declinata con Bambini. attività per bambini e dando anche appunto dei modelli. In questo numero parliamo per esempio di Greta Thunberg e dei cambiamenti climatici e quello che possono fare i bambini stessi, piccole azioni che possono fare gli stessi bambini nella loro vita quotidiana. Invece, curiosità mia, Sì. ma abbiamo mai scritto dicendo che i bambini effettivamente apprezzano la sostenibilità, capiscono questo valore? Allora, È è qualcosa che una loro percepiscono o è, non so come dirlo, è qualcosa che nasce nel bambino o glielo stiamo insegnando? Allora, secondo me è importantissimo l'esempio, cioè al di là di quello che possiamo dire, di trovare nei libri o dire, eccetera, per un bambino è fondamentale l'esempio. Quindi, come genitori o come adulti che circondano bambini, anche se non siamo genitori, al momento in cui passiamo un esempio di diciamo, leggi la storia di Greta Thunberg e poi però butti la cartaccia quando sei per Esatto, strada o lasci l'acqua, per dire, o sprechi acqua, o prendi una cosa e la butti via, sicuramente questo vale, purtroppo vale molto di più l'esempio negativo piuttosto che tutto quello che puoi leggere. Viceversa vale anche molto l'esempio positivo. Quindi credo che sia importante come adulti che circondano i bambini lavorare molto a livello concreto proprio sugli esempi. E poi, e mi riallaccio un po' a un lavoro che state facendo anche voi, credo che sia molto importante per i bambini, soprattutto in un momento in cui non tutti possono avere l'opportunità di stare tanto all'aria aperta, tanto nella natura, comunque trovare dei modi per avvicinarli alla conoscenza della natura, degli animali, della natura da una parte, anche come dicevamo prima, cioè l'ape è importante perché impollina l'albero del melo e poi posso mangiare la mela, oppure perché produce il miele, ma anche Esatto. proprio della natura in quanto tale, anche non, come dire, serviente l'essere umano. E questo ci è piaciuto molto, le attività che poi fate voi, cioè la parte di adotto un alveare e polli. E credo che polli, per esempio, se me ne parli un po', è un'attività sicuramente molto interessante dal punto di vista dell'educazione dei bambini alla sostenibilità. Tutti i nostri, diciamo che molti dei nostri servizi che poi diamo hanno un duplice scopo. Sicuramente è una parte di concretezza, quindi portare la biodiversità. Il secondo scopo è educativo. Noi l'abbiamo sempre mirato verso il genitore, nel senso che abbiamo sempre portato un'educazione che fosse sì semplice per un bambino, ma che la capisse anche un genitore, che sembra strano, e che piacesse anche al genitore, proprio per quello che abbiamo detto. Sì. Secondo me l'esempio che deve dare il genitore poi deve essere è importantissimo, perché altrimenti puoi sì insegnargli, puoi sì fargli fare dagli esempi di sostenibilità al bambino, ma se non lo fa il genitore siamo punto a capo. Ed è per questo che abbiamo fatto nascere prima Polly, in realtà Polly è l'ultima arrivata. Polly è un'ape solitaria, è un'osmia che in natura sta praticamente scomparendo. Perché? Per due motivi. Uno è legato, sono entrambi legati all'uomo, uno in modo più indiretto, uno in modo più diretto, e il modo più diretto sono i pesticidi. L'utilizzo dei pesticidi, i pesticidi servono a debellare gli insetti, sono fatti per quello, e quindi anche le api rientrano purtroppo negli insetti e quindi vengono uccise dai pesticidi, anche se non fanno danni alle culture, anzi, le api migliorano le culture. Tuttavia, c'è questo utilizzo smodato di pesticidi per ridurre gli insetti
quasi tutte le coltivazioni, anche quelle intensive, e questo ha portato a un declino fortissimo degli impollinatori selvatici. L'altro è dovuto ai cambiamenti climatici. Qui è più sottile il problema, è dovuto alla mancanza di pascolo. Sembra strano, ma le api hanno bisogno di volare e di andare fiore per fiore. I cambiamenti climatici, l'anno scorso è stato un esempio molto, molto importante, hanno fatto sì che i fiori non facessero più i fiori, ovvero che il nettare che di solito si produce scarseggiasse. Quindi molte api sono morte, sia selvatiche che da miele, sono morte per mancanza di cibo, per mancanza di nettare. E quindi abbiamo voluto dare una mano a queste api. In che modo? Polli è un'ape selvatica che si può mettere in balcone. Noi spediamo la casetta, quindi la casetta degli impollinatori è grande come la mia mano. La si può mettere sul balcone, sul terrazzo, in città o in campagna. Spediamo da Roma in su, perché è un'ape che si adatta bene alle temperature più fredde, all'arco alpino, quindi le Alpi e gli Appennini. Sotto Roma non spediamo. E quest'ape la puoi tenere a casa, ovviamente non fa miele, quindi non aspettiamoci che diventiate ricchi di miele, non fa miele, serve per impollinare. Quindi chi la tiene in balcone dà una mano concreta alla biodiversità, perché quell'ape andrà in giro e lei e le sue sorelle, perché poi non ne mandiamo una sola, in realtà ne mandiamo 25, lei e le sue sorelle vanno a impollinare i fiori, volano e impollinano circa 40.000 fiori nell'arco di un anno. Poi d'inverno tornano a casa, si addormentano, si ibernano. E l'anno successivo nascono le nuove api, le nuove polli. E Ma su mi è sembrato, questo. vabbè, continua, poi ti commento perché è bellissimo come progetto. Sì, su questo è nato in poco tempo, l'abbiamo scoperto anche noi per caso, abbiamo capito che potevamo fare qualcosa, abbiamo deciso di renderlo il più virale possibile. È proprio questo per noi il significato di Impactability. E poi ce l'abbiamo messa nel giornale, quindi raccontiamola, mettiamola anche in Family Nation e raccontiamola a chi Certo. può avere famiglia o bambini, ovviamente. Secondo me è una cosa che non avevi detto, Nicola, ma la solo aggiungo io, è che per chi si preoccupa, perché so già che c'è qualcuno che si preoccupa, queste api, se non mi sbaglio, non hanno pungiglione, giusto? Quindi è un ottimo modo per avvicinare anche bambini che magari hanno paura degli insetti, perché sono stati, anche senza essere stati punti, ma perché hanno poca familiarità, oppure giustamente magari hanno paura delle vespe o non distinguono vespe, api, eccetera. Di familiarizzarsi invece con gli insetti, vedere che gli insetti hanno questa funzione, vedere che le api non hanno soltanto una funzione di fare il miele, ma hanno appunto questa funzione che beneficia tutti, al di là che tu il miele lo mangi o non lo mangi, e di avvicinarsi proprio alla natura. E, ho una domanda: se uno vive in città e ha il balcone, può prendere polli lo stesso? Allora, io qui sono a Milano in realtà e ho tre polli in balcone. Abbiamo perso. E Si è fermato un mi attimo la connessione. sentite? Prova, 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 io mi sento. Sì, vai, vai. Ok, no, dicevo, no, io sono a Milano, abito in realtà a sud di Milano. E ho delle polli, quindi sì, si possono tenere anche a Milano in balcone. Bisogna considerare di avere entro 500 metri, massimo un chilometro, dei parchi, dei fiori, in modo Ok. tale che poi lei possa impollinare, quindi portare fiori in città, ma allo stesso tempo possa nutrirsi. Sì. Ti confermo che non è innocua. Infatti la utilizzano per didattica negli asili, ovviamente non italiani perché siamo appena arrivati in Italia. Nel nord Europa viene utilizzata come didattica per l'asilo, quindi è l'animale Bellissima domestico, questa cosa. per È gli asili. bellissimo. E una Francesca mi sembra precedentemente aveva commentato dicendo che questo aspetto della sostenibilità è stato inserito recentemente nei programmi di educazione civica, ovvero trasversalmente anche nelle scuole medie e superiori, penso anche alle elementari, mettono ore giustamente di educazione civica, tra cui è inserito anche il discorso della sostenibilità. Quindi sarebbe veramente bello per delle scuole anche Esatto. italiane poter avere polli e parlare di questa cosa. Comunque sta arrivando questo messaggio perché una collega stamani diceva, ieri era la giornata dell'acqua, no? La giornata internazionale dell'acqua, e il bambino che era in prima elementare ha detto, è tornato a casa dicendo oggi è la giornata dell'acqua, vedi mamma io sono bravo perché chiudo l'acqua quando mi lavo i denti. E quindi questo messaggio anche veicolato attraverso
attraverso la scuola sicuramente sta cominciando a arrivare. Ma questa di Palmi è molto bella, noi vorremmo averla anche in ufficio, tra l'altro noi in ufficio abbiamo, continuo a girarmi perché vedo il giardino fuori, quindi penso che starebbero benissimo e spero che anche altre famiglie che ci ascoltano possano Sull'invio la partecipare. riceveremo il prima possibile. Adesso sono ancora in inverno per loro, quindi anche se è già primavera, siamo Sì. ancora sono ancora ibernate, tra virgolette. E quando escono le polli, così facciamo un po' di Ecco, educazione sulle vai. api, anche Esatto. se magari non interessa, ma niente, questa è un'osmia rufa, ci sono vari tipi di osmie, ed è anche osmia muratrice, perché si mura all'interno della propria casetta con mura di fango. Esce per impollinare tra aprile e maggio, ad Sì. aprile più al sud, quindi verso Roma, a maggio se si è a Trento sulle Alpi. Rimane fuori per pochi giorni, nel senso che esce, si accoppia per riprodurre e fare altre polli maschi e femmine. Quindi in questo caso sono api sia maschio che femmina rispetto magari a un alveare che è un po' diverso, che c'è la regina, qui non c'è una regina, sono api proprio solitarie, si fanno da sole. Per 2 o 3 mesi fa l'impollinazione, quindi vola di fiore in fiore raccogliendo polline e nettare, e poi verso settembre depone le larve, non sono uova, sono larve, all'interno di quello che viene chiamato il pane d'api, che è un Sì. misto tra polline e miele. E qui questa larva cresce diventando poi una nuova osmia, Cioè, ma diventando una nuova. tornano dentro la casetta? Cioè, nel senso, tornano Torna dentro la dentro la casetta casetta. che uno ha a casa, quindi questa casetta durante i mesi in cui fanno l'impollinazione cosa fanno? Vanno e vengono, eccetera. Dopodiché si murano Esatto. dentro, cosa fa? Si murano dentro loro. Si curano dentro con i bozzoli, le larve Sì. crescono e poi durante l'inverno rimangono in ibernazione, quindi rimangono frizzate, tra virgolette. Infatti gli inverni caldi sono un disastro, perché si svegliano in anticipo. Se si svegliano in anticipo non riescono poi a sopravvivere all'abbattimento successivo delle temperature e muoiono. Ed è Sì. un altro problema. Infatti le Sì. variazioni climatiche dell'inverno, quindi gli inverni non sono più freddi, è un problema anche per tutte quelle che sono le api selvatiche. Sì, immagino anche perché per esempio vedevo anche, cioè se fioriscono gli alberi troppo presto, noi abbiamo un albicocco in giardino molto bello, grande, fiorisce, è già fiorito, poi se ora si è fermato, secondo me è molto rallentato perché è Assolutamente. tornato freddo, quindi se le api si fossero svegliate prima, per dire, non avrebbero trovato i fiori adesso perché è tornato freddo, No, giusto? Questo è è l'esempio. totale mancanza di pasto. Sì, è questo il vero problema che stiamo affrontando adesso. Sì, E le api sì, sì. selvatiche, se nessuno se le cura, pian Niente, pianino ma andremo a perderle. certo. Senti, chiedevano, Elena chiedeva se è possibile proporla nella sua scuola, cioè è possibile già proporle nelle scuole? Avete degli accordi o in qualche modo, non so, No, o non si può abbiamo accordi fare? veri e propri, però si Se può possono semplicemente scrivere? acquistare, ci possono scrivere, acquistarla un po' come se fosse un e-commerce, poi noi la spediamo a scuola, sopra Roma purtroppo, quindi Sì? Puglia. Non perché siamo del nord, No, no, perché certo, per una questione di. le api anche qui sono molto territoriali. Se le portiamo al Certo. sud, inquiniamo il sud, il territorio del sud, quindi poi l'ape andrebbe a morire, non avrebbe Sì. neanche senso. E si può Certo. mettere dove si vuole, certo, in scuola, senza problemi. Se no sarebbe molto bella, magari è proprio una cosa che aumenterebbe poi, no, l'impatto, perché come dicevo appunto la collega al cui bambino è tornato. Un'altra domanda, se ci sono animali domestici di altro tipo in casa, tipo gatti, eccetera, è possibile? Sì, no, ma bisogna stare attenti, non so se mi frizzo, però bisogna stare attenti, non tanto perché il gatto è un gatto, quindi potrebbe attaccarla, bisogna mettere in un punto dove non Magari arriva, in alto. un Ok, benissimo. metro o 2 da terra, comunque si mette, si L'altezza. appende al muro e a quel E punto non è un d'inverno si problema. lascia fare, cioè d'inverno non devi farci niente, la lasci coperta, mi immagino tipo in terrazza per dire, in un posto un po' coperto forse, oppure No, dove. non è un problema quello. Diciamo che la cosa migliore in questo caso ci sono 2 alternative: lasciarla com'è, lasciare fare alla natura, quindi renderla veramente selvatica, oppure noi diamo anche delle mini guide su come pulirle, nel senso si possono anche pulire per togliere magari da eventuali parassiti che si trovano, e a quel punto aumenta la proliferazione. Però poi sta l'utente se la vuole lasciare Certo. selvatica, selvatica,
con però i problemi dell'essere selvatica, quindi potrebbe morire per i pesticidi che ha messo il suo vicino. Quindi poi lì è Certo. tutto da vedere in base a dove si trova. Cioè, un'altra iniziativa che state facendo rivolta alle famiglie è quello di adotta un alveare, cioè non solo alle famiglie, ma la vedo molto bene anche questo come un'iniziativa per la famiglia, no? Perché poi se ce ne parli un attimo, come funziona adotta un Molto alveare? volentieri. Adotto un alveare nasce per lo stesso motivo, sensibilizzare le persone, in questo caso sulle api da miele. Come polli, anche le api da miele sono importantissime perché fanno l'impollinazione. Come polli, anche loro stanno male per le stesse identiche ragioni. E così abbiamo deciso di, in questo caso, di creare un'applicazione in cui tu puoi seguire da casa il tuo alveare. Quindi lo selezioni dal nord a sud Italia, adesso siamo anche all'estero. Selezioni il miele che le tue api vogliono, in questo caso i fiori che le tue api devono impollinare o vogliono impollinare, e cosa succede? Lo segui per tutto l'anno, quindi segui la crescita dell'alveare, quante api ci sono nel tuo alveare, come si chiama la tua regina, di che razza sono, e alla fine dell'anno le tue api produrranno del miele, che è un po' il regalo che ti fanno per averle protette, per averle monitorate con il tuo cellulare. Quindi alla fine dell'anno ti arriva un miele di sulla, un miele di rododendro, in base a dove e a quale fioritura hanno impollinato. E Anche in sono questo tutti miali caso italiani, tutti miali italiani, apicoltori italiani, leggevo appunto nel vostro. sono soltanto apicoltori locali. Magari andiamo in Francia, prendiamo l'apicoltore francese, Certo. andiamo in Sardegna, prendiamo l'apicoltore sardo con un miele sardo, che può essere una lavanda. Andiamo in Abruzzo, dove c'è la stregonia. Quindi andiamo a prendere mieli che non esistono nei supermercati, ma che esistono da piccoli produttori che magari non riescono a farsi conoscere, però con la loro passione, con la nostra capacità comunicativa, vogliamo far conoscere un po' in questo caso a un bacino che va dalle famiglie, ma anche non solo. Quindi abbiamo un pool, diciamo, di clienti abbastanza variegato, dall'anziano che fa fatica magari a utilizzare l'app, ma che percepisce il valore e comunque entra in questo network. Benissimo. E invece, tornando un attimo a Impactability, perché abbiamo lasciato che voi avete lanciato questa iniziativa per proprio finanziare progetti ad alto impatto. Noi siamo vostri partners perché anche a noi interessa la parte di sostenibilità e stiamo cercando anche noi di avere un impatto al di là di quello che facciamo tutti i giorni attraverso appunto anche attività come questa, quindi cioè di divulgazione rispetto a temi di biodiversità. Ma diciamo, se una persona che ha un'idea sulla sostenibilità volesse partecipare alla Call per Impactability, come funziona e cosa deve fare? Allora, è abbastanza semplice, la cosa difficile è avere l'idea, purtroppo, in questo caso. E l'idea la lasciamo a voi. Una volta che avete trovato quell'idea che secondo voi può cambiare anche nel piccolo le cose o in un breve lasso di tempo, ma può concretamente fare qualcosa, si va su 3B, c'è una sezione che si chiama Impact Call. 3B si scrive 3 Bologna Empoli Empoli, Tre, quindi beh. Ape in inglese, 3 Bologna Empoli Empoli. E lì cosa succede? Beh, c'è una spiegazione, ci sono tutti i premi, c'è un regolamento, ma è molto semplice. Vogliamo un vostro video come questo, in cui ci dite l'idea, un minuto, non di più, molto veloce, e una descrizione. Questi sono, diciamo, l'effort più difficile. Poi è il vostro nome, il nome, la mail, ma quello vabbè, spero sia facile. Quando è la scadenza? Prossimo mese, il 23 aprile, la scadenza. Abbiamo già ricevuto un centinaio di idee, quindi abbiamo già un po' di un bel bacino, vogliamo arrivare a 1000, questo ormai è l'obiettivo che vogliamo. Quindi, se qualcuno ha un'idea, proponetela perché c'è veramente la possibilità di essere finanziati. Sì, sarebbe molto bello se ne venisse fuori anche appunto qualche idea proprio rivolta appunto alle famiglie, all'educazione, alla scuola. Allora c'è molto fermento, no? Anche sul Assolutamente. discorso scuola, perché purtroppo nasce da una cosa negativa, cioè il fatto che sia stata chiusa con la didattica a distanza e che continua a essere chiusa. Però questo da un certo punto di vista può essere vista anche come un'opportunità se poi vengono ripensate tutta una serie di attività, cioè proprio il modello educativo viene un po' ripensato e potrebbe essere interessante vedere anche qualche sperimentazione, perché il problema spesso con la scuola è che non c'è, o con l'educazione è che non c'è spazio nel macchinone della scuola pubblica per fare tante sperimentazioni.
destinazione di partenza, ma se vengono fatte all'esterno e poi invece riportate come esempi, magari è possibile. Quindi magari qualcosa che riguarda proprio la sostenibilità e l'educazione dei bambini o in famiglia sarebbe interessante. Quindi speriamo ne venga fuori Assolutamente, qualcosa, magari anche tra quelli che ascolteranno questa diretta può venire qualche bella idea. Elena che continua a scrivere giustamente dei bei commenti, magari a Elena le viene in mente di fare qualcosa con le scuole, e le api, per esempio. Ah, niente api, no, non è vero, niente api, per no, gli api evitare no, di state già essere voi. di parte, le api non possiamo Giusto, giusto. escluderle. E mi chiedono, tornando al discorso delle api, dell'otone alveare, un piccolo apicoltore può contattarvi per contribuire all'adozione dell'alveare? Sì, noi prendiamo piccoli, medi, grandi apicoltori un po' in tutta Italia, quindi non è assolutamente un problema che sia piccolo, anzi, il bello di una piattaforma digitale è che riusciamo a prendere anche i piccoli e ci fa piacere, anzi è più bello sapere che il mio miele viene da un apicoltore che ha 10-20 alveari, fa fatica e si fa comunque conoscere in tutta Italia, è anche questo il bello, farsi conoscere e far conoscere la propria storia. Certo, esatto. Quindi sì, apicoltori, benissimo se vi contattano. I vostri apicoltori sono già in tutta Italia, quindi già lavorate in tutta Italia. Abbiamo più o meno sì, copriamo tutto, a parte la Val d'Aosta che stiamo facendo fatica, infatti parte francese dell'Italia, perché lo sappiamo che siete un po' francesi. Contattateci perché ci fa piacere, no, no, assolutamente. Devi scrivere, devi mandare una, mettere il sito in francese, forse Abbiamo ci provato in tutti i blocca. modi, non riusciamo, non riusciamo. No, bene, comunque sono contenta anche che ci sia interesse da parte di qualcuno che ci sta ascoltando, che è un apicoltore per poter collaborare con voi. E quindi per Impactability, una volta che hanno mandato il progetto, entro il 23 aprile, ripetiamolo, 23 Allora, aprile, giusto? sì, Verrà poi poi valutato. io sbaglio sempre le date, il 26, quindi vi ho 26. rubato 3 giorni, ve li ridò subito. È il 26 aprile e finisce la parte di selezione. Quindi a quel punto iniziamo a fare una scrematura. In pochi giorni verranno scelti 10 progetti che verranno dati a una giuria non più nostra interna, ma una giuria esterna. Di questi 10 ne arriveranno 3. E questi 3 verranno a Milano, ospitati da noi nella nostra sede di Crocetta Le Village, dove ci sarà una premiazione del primo, del secondo e del terzo. Ci sarà un piccolo pitch, ci sarà una grossa influencer che stiamo cercando di avere per dare più valore alla call, e poi chi vincerà lo seguiremo, vediamo, non dico altro. No, Un po' di sorpresa. sarebbe bello anche, magari se ci sono anche progetti che poi hanno a che fare anche col nostro settore, sarebbe bello anche potergli dare in qualche modo visibilità. Magari questo ce ne Molto parliamo volentieri. al lato, sarebbe interessante, sicuramente. Assolutamente. No, molto Assolutamente, bello, sì. molto bello. E ti posso fare un paio di domande sulla problematica proprio delle api, biodiversità, eccetera, per tornare a un tema generale che secondo me è interessante comunque trattare qui, perché è quello che poi abbiamo nel magazine. Quindi si diceva che le api sono responsabili dell'80% del cibo che portiamo in tavola, e però sono in grande pericolo. E volevo capire un po' meglio, di parlare di cambiamenti climatici, ma non è chiara l'entità della problematica, cioè quanto effettivamente le api sono in pericolo, quante ne sono scomparse, eccetera, proprio per dare dei numeri, per quantificare un po' il Quindi problema. abbiamo più o meno capito quali sono i problemi, quindi cambiamenti, pesticidi, ma i numeri sono enormi. Il declino è iniziato negli anni 90 ed è proseguito, anzi, ed è aumentato. Più o meno ogni anno gli apicoltori e le api selvatiche diminuiscono dal 10 fino al 50%, dipende molto dalla zona, dal meteo, ma il 50% di mortalità è altissimo, vuol dire che ogni anno si Altissimo. dimezza la popolazione. Perché non sono ancora scomparse? Questa è la domanda. Se si dimezza, uno ragionando dice: fra 3 anni siamo spacciati, cambiamo casa, andiamo su Marte. Perché ci sono gli apicoltori? Quindi le api stanno scomparendo, ma ci sono gli apicoltori che ovviamente lo fanno per lavoro, ma facendolo per lavoro continuano a ripopolarle. Quindi le api scompaiono, muoiono per i cambiamenti climatici, ma l'apicoltore le riproduce.
E questo binomio è essenziale per la biodiversità e per l'impollinazione. Se scomparissero gli apicoltori sarebbe un problema serio e concreto, perché le api nel giro di pochi anni si andrebbero realmente ad estinguere. E per questo, diciamo, voi appunto lavorando con gli, fate due cose, lavorate con gli apicoltori, quindi aiutate l'apicoltore a livello di fare una maggiore, cioè una migliore produzione, a lavorare meglio, diciamo, farsi conoscere di più, e poi col polli a parte state lavorando anche sulla parte di api che non producono miele, invece, giusto? Quelle che non gliene frega niente a nessuno, sostanzialmente, stiamo cercando di farle dare più importanza e farle curare da qualcuno, magari, questo è un comune cittadino. Stavo pensando a livello proprio di azioni quotidiane che possiamo fare noi, come dire, anche in famiglia, eccetera, al di là del, diciamo, lavorare in generale sulla sostenibilità per limitare l'impatto, o comunque limitare i cambiamenti climatici, quali potrebbero essere delle azioni anche, appunto, da fare anche magari con i bambini? Mi viene in mente, poi magari dimmi te se hai altre idee, per esempio, anche avendo un balcone, piantare delle piccole delle piante che potrebbero essere attraenti per le api. È abbastanza semplice, balcone, terrazzo, orto, ci sono tantissimi fiori, neanche piante, bastano dei fiori che hanno una buona capacità nettarifera, si va dal fioraio e si chiede fiori per le api, ci sono di tutti i tipi, il tarassaco, quello che viene spontaneo, ma la lavanda, il rosmarino, ci sono a bizzeffe, si fa un piccolo orto, chiamiamolo orto in realtà non di verdura ma di nettare. Lo si mette sul balcone, cresce abbastanza facile da solo, non ha bisogno di molte cure, sono quasi sempre fiori spontanei, e quello è un bellissimo pascolo per le api. Nel giro di pochi giorni vedrete che attirerà tantissime api. Non abbiate paura, non pungono le api se non vengono infastidite, sono molto diverse dalle vespe. Le api cercano il nettare, la vespa, essendo carnivora, cerca anche la carne, ma l'ape, essendo erbivora, chiamiamola così, nel senso che mangia nettare e sostanze zuccherine, non è intenzionata a pungervi in nessun modo, a meno che non andate a picchiarla, a quel punto si difende. Certo, quindi un'azione concreta è proprio quella di creare un piccolo pascolo, tra virgolette, per le api anche in balcone, con delle piante che fanno fiori, o piuttosto facili, nel senso anche appunto rosmarino vedo è piuttosto facile e attira tante api, perché appunto ieri... No, rosmarino è quello che ne attira di più. Infatti, ieri per annunciare questa diretta mi sono messa accanto al studio di Bonino, mi sono girata, tipo, c'era 2500 api, devo anche preoccuparmi, no, speriamo di no, comunque. E quindi quella è un'azione concreta, sicuramente. Poi sicuramente per chi ha lavora o ha la fortuna di avere un giardino, sicuramente è lavorare con, cioè, diciamo, non usare certo tipo di pesticidi o altro. Poi su questo sicuramente ci sono anche, proprio a livello legislativo, se non mi sbaglio, proprio stati fatti dei cambiamenti e delle proposte proprio per limitare, no, l'uso di alcuni pesticidi che ammazzano anche le api. Ma sui pesticidi, purtroppo, allora, se si è un piccolo agricoltore o si ha l'orto, spero non si usi, nel senso che è un po' da incosciente usare i pesticidi quando si ha un ettaro, anzi un ettaro, un po' tanto, un metro quadro di terra, per intenderci, certo, come lo abbiamo noi magari. Non ha senso, non utilizzatelo, ma perché non vi cambia la resa da diventare miliardare, quindi non usate i pesticidi. In città il vero problema è il periodo delle zanzare. Le zanzare non piacciono a nessuno, però sono insetti, quindi in città si fa una fortissima disinfestazione da zanzare e quello stermina tutto. Infatti, dopo la disinfestazione le api non esistono più in città, bisogna aspettare che ritornino dalle campagne. Quello non si sa ancora bene come evitarlo, perché succede, purtroppo le zanzare non piacciono a nessuno, sono vettore di malattie, quindi è anche giusto poi contenerle. Non c'è una soluzione biologica nelle città, perché sono comunque un accumulatore di zanzare. Certo, invece se uno magari, invece, per esempio, cioè, quindi purtroppo è il tipo di trattamento che viene fatto a livello di urbano per le zanzare, uccide anche le api, quindi questa è una problematica. Ma invece se uno avesse, per dire,
casa un po' più in campagna o al mare, eccetera, invece di utilizzare, cioè, i Non trattamenti. utilizziamo pesticidi, quello è l'ABC, nel senso Non che utilizziamo anche pesticidi anche per normalmente, le zanzare, mettere la zanzariera piuttosto. assolutamente, oppure mettere delle trappole, ci sono tante trappole biologiche, ovviamente non sono efficacissime, nel senso che un Certo. po' di zanzara le uccidi, ma non è un'azione che le debella al 100%. Ci sono i pipistrelli, quelli sono perfetti per le zanzare, anche se ultimamente sono entrati nel mirino del Covid, quindi ora anche i pipistrelli sono a rischio probabilmente. Sono a rischio. Anche quelli però risentono molto dell'inquinamento, no? Perché essendo cibandosi appunto poi di insetti, Il eccetera, diciamo. pipistrello che abbiamo in Italia principalmente servono per fare contenimento degli insetti. Sono il migliore contenitore di zanzare al mondo, direi, perché ne mangiano a tonnellate, però a migliaia durante la notte. E ovviamente la riduzione principalmente anche in questo caso, del pascolo, no, della loro casa. Il pipistrello ha bisogno di fessure, quindi stiamo iniziando a ridurgli tantissimo il loro habitat e questo li sta portando a una fortissima riduzione. Non c'è nessuno che li alleva, non c'è nessuno che li protegge. Perché? Perché non piacciono, non piacevano prima del Covid, adesso sicuramente non Tanto piaceranno. meno, certo. Benché magari non aveva causa della trasmissione del Covid, quel tipo di pipistrello è un altro pipistrello che immagino sia carnivoro, sono quelli che succhiano, mi viene da dire, il sangue delle persone che ci Sì. sono, ma non sono quelli italiani. No, no, certo. Mi veniva in mente un'altra cosa, invece per quanto riguarda l'utilizzo, sto pensando, diciamo pesticidi, eccetera, non a livello personale, ma per esempio prediligere verdure e cibi biologici o diciamo, a chilometro zero, eccetera, può avere un impatto positivo proprio sulla. Per evitare che muoiano Alimentare, no, ancora più api. sicuramente. Credo che investire, questa è una cosa che dico sempre, investire nel cibo sia molto importante, perché non investi soltanto nella tua alimentazione, in quello che mangi definisci chi sei spesso, chi sei nel modo metabolico, ma anche all'inizio della filiera. Se io investo, so che il mio contadino può investire in sistemi e tecnologie migliori. Se io ovviamente vado a giocare al ribasso, non posso pretendere che il mio amico contadino possa investire, perché non gli ho dato la possibilità di farlo. Non posso neanche lamentarmi a questo punto che Certo. utilizzo pesticidi. È sempre una coperta corta e dobbiamo essere noi consumatori a allungarla, perché siamo noi che Sì. possiamo allungarla con le nostre disponibilità, è chiaro. Quando dici gioco al ribasso, vuoi dire se deve passare dalla grande distribuzione e non lo pagano abbastanza, quel cibo che viene comprato, no, dal contadino, a quel punto lui o lei, comunque l'azienda deve ricorrere tutta una serie di sistemi che per Gli in qualche abbasso il modo prezzo. abbassano il prezzo, quindi questo, cioè, è il succo è questo. Quindi, riassumendo, cosa Abbassare il possiamo. prezzo di tutto di nuovo vuol dire abbassare anche le tecniche, quindi non Certo. possiamo pretendere che poi facciamo danni all'ambiente, di non fare Quindi, danni all'ambiente. riassumendo anche a livello concreto, come individuo e come famiglie, per aiutare la biodiversità, aiutare le api, sicuramente, diciamo, limitare tutti gli impatti generali sui cambiamenti climatici, è una questione macro, ma possiamo ancora fare ancora delle cose anche micro. Anche noi come e-commerce sicuramente abbiamo tutta una serie, vorremmo iniziare e lo faremo, un programma di compensazione del carbonio, ancora non ci siamo perché non è facile e va misurato quello che fai, eccetera, però questo per esempio è uno step che va fatto. Numero due, nel piccolo ogni famiglia può sistemare anche sul balcone del pascolo, insomma delle piante che possono servire alle api, perché appunto se mancano i fiori poi le api proprio muoiono perché non riescono a nutrirsi, e prediligere prodotti a chilometro zero o biologici, perché si tolgono tutta una serie di leve economiche che sono deteriori e aiutano proprio la diversità anche locale. E poi, appunto, avvicinarsi alla natura, tra cui anche adottare un polli, cioè prendere un polli e familiarizzare bambini e grandi
alle api e far vedere appunto che le api ci aiutano anche se non fanno il miele, sia che lo facciano che non lo facciano, proprio a, come dire, a mandare avanti la vita su L'impollinazione. terra. Assolutamente, assolutamente. Bene, siamo molto. Questo mi sembra un buon momento su cui magari ci salutiamo. Volevo ricordare che l'articolo che avete fatto è in questo magazine. Il magazine è il magazine di Family Nation, per chi non ci conosce, che sta seguendo. Family Nation è un e-commerce di prodotti per bambini che punta molto sulla sostenibilità e che proprio per parlare di temi di sostenibilità. Pubblichiamo appunto anche una rivista e in questo numero l'articolo sulla sostenibilità parla di biodiversità e di api ed è fatto proprio da 3B e parliamo anche proprio dell'iniziativa di Adotto un Alveare e quindi lo potete trovare o stampato sul nostro sito o se no anche proprio alla sezione magazine del sito family-nation.it dove si può trovare lo sfogliabile e si trova questo stesso articolo. Quindi mi senti Nicolò? Stupendo, mi sento bene, stavo ascoltando senza interrompere. E poi volevo dire che per chi ci ascolta, call di impactability, quindi se avete un'idea che possa avere un impatto sulla sostenibilità ambientale, di contattare 3B o sociale, giusto, molto importante, di contattare 3B, di andare sul sito di 3B, che è 3BEE.it, Bologna Corretto, Empoli sì. Empoli.it e candidarsi a questa call for proposal entro il 26 aprile. Di E anche noi aprile, siamo non manca niente. curiosissimi, siamo curiosi di vedere questi progetti e speriamo che ce ne siano alcuni, se non tanti, nel settore della famiglia, dell'educazione, all'ambiente e simile. Incrociamo le dita, lo scopriremo fra Incrociamo le pochi dita. mesi. Benissimo. Va bene, allora Niccolò, io ti saluterei, visto che abbiamo risposto anche alle domande. Grazie Va mille, Emilia, è bene, stato un grazie piacere. mille, Un grazie a grazie voi. Ci risentiamo a presto, va tutti. bene? Bene, Ciao ciao. ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.